A 21 anni di distanza non ha un nome l'assassino di Serena Mollicone, tutti assolti dai giudici di Cassino i 5 imputati accusati della morte della 18enne di Arce, scomparsa il 1 giugno del 2001, ritrovata cadavere 2 giorni dopo in località Fonte Cupa. Nel processo erano imputati Marco Mottola, il padre Franco, ex comandante della caserma di Arce, e la moglie Anna Maria, tutti accusati di omicidio. Oltre loro sono stati assolti anche Vincenzo Quatrale, all'epoca vice maresciallo e accusato di concorso esterno in omicidio, e l'appuntato dei carabinieri Francesco Suprano, a cui era stato contestato il favoreggiamento. Oggi è uscita fuori la verità, lo abbiamo sempre detto che eravamo innocenti. Questo è il commento di Franco e Marco Mottola, subito dopo la soluzione. In aula, dopo la sentenza, si è sentito gridare «Vergogna assassini», seguito da momenti di forte tensione sia nell'aula che all'esterno del Palazzo di Giustizia, con un tentativo d'aggressione nei confronti di alcuni imputati. La procura di Cassino non potevamo fare di più, nonostante i tanti indizi. Questa procura prende atto della decisione che la Corte di Assise, nella sua libertà di determinazione, ha scelto. È stato offerto tutto il materiale probatorio che in questi anni, tra tante difficoltà, è stato raccolto. La procura di Cassino non poteva fare di più, lo afferma l'ufficio giudiziario annunciando che farà ricorso in appello. È una meschinità, ma non ci fermiamo. La verità è ben altra, ha detto lo zio di Serena, Antonio Mollicone.